E quindi mi sono detta, visto che sono a Milano e visto che qui c'è il famosissimo Bar Martini Dolce Gabbana, voglio assolutamente provarlo. E sono venuta qui a cena e vedremo assieme tutta quanta la mia esperienza. Allora, per adesso ragazzi, sono entrata, vi farò vedere anche il locale quanto più possibile e sono molto curiosa di vedere come sarà, cioè ho sentito parlare tantissimo di questo ristorante, se ci siete stati naturalmente scrivetevi nei commenti, ma documenteremo il tutto. Sono entrata, sono stati molto gentili perché mi hanno messo in un posto un pochino più, dove posso avere un pochino più di privacy e posso parlare con voi e, senza appunto disturbare gli altri, e nel frattempo mi hanno portato subito, vi faccio vedere, ho chiesto dell'acqua naturale, che è questa, poi vedremo tutto quanto ragazzi, menù e tutto. Questo è il bicchiere e questo è il menù. Eccoci qua, benvenuti al Martini Caffè, Martini e Dolce e Gabbana, e appunto scopriamo assieme il menù. Così potete vedere anche i prezzi, che sono sicuramente interessanti. Questi sono i drink, quindi un po' più la parte bar, diciamo. Qui abbiamo i vini. Poi, oh, qui ci sono i cocktail, ma adesso direi che non è il caso, che non sono neanche le 7 di sera. Questi sono i signature cocktail Dolce e Gabbana, vediamoli. Wow, D&G Vogue, guardate che sembrano buonissimi. Poi, allora, qui ci sono sempre cocktail, spritz e appunto martini. E questo è il menu food ragazzi, quindi adesso scegliamo che cosa prendere. Intanto questi sono gli antipasti. Allora, rosticceria siciliana, mamma mia quanto mi ispira. Oh, l'arancino o arancina. Non arrabbiatevi siciliani. Poi tonno 2 Sicilia, pasta alla norma, quindi cose proprio tipiche siciliane, giustamente. Qui abbiamo l'insalata. Oh, la burrata, ragazzi, la burrata, mamma. Ok, molto interessanti gli antipasti. Poi vediamo. Allora, questi sono... Ah, questi sono spaghetti con pomodorini. E poi abbiamo sempre spaghetti. Ah sì, lo stesso ma in inglese. Buongiorno Nicole. Ok. Poi abbiamo, allora, eccoci qua. Questi sono i primi, i secondi e i dessert. Allora, tagliolini. Facciamo proprio veloce, vi faccio vedere così potete anche stoppare il video in caso lo voleste. E poi ci sono gli snack e le insalate. Ragazzi, visto che questo sembra essere assolutamente il diciamo il primo più tipico e più consigliato appunto di Dolce Gabbana, io penso che prenderò proprio questi spaghetti, perché dalla descrizione sono molto curiosa in realtà di vedere come sono, quindi direi che possiamo procedere con questi. E visto che per gli spaghetti dovremo aspettare un pochino, nel frattempo ho ordinato anche un virgin mojito, ragazzi. Virgin senza alcol, perché come sapete ho avuto un po' di mal di gola, quindi eviterei l'alcol, altrimenti un buon cocktail non me lo toglieva nessuno, pure un buon bicchiere di vino. Quindi vi faccio intanto, voglio approfittare per farvi vedere un po' il locale, visto che appunto qui ci sono solo io ed è molto bello. C'è in realtà la parte bar che è più all'esterno ed è molto carino con tutti gli alberi, non so, c'è una bellissima atmosfera, però questa invece è la zona più bistrò, quindi un pochino più ristorante, un pochino più classy e super elegante ragazzi, cioè tra l'altro io sono tipo wow. Adesso vi faccio vedere. Eccoci qui ragazzi, questo è il locale, è appunto molto accogliente e molto elegante.
la carta da parati, i tavoli hanno queste sedie che sono comodissime e sembra appunto quasi più un, diciamo, un salotto viennese secondo me. Nel frattempo mi hanno apparecchiato la tavola, mi hanno portato le posate, vi faccio vedere appunto, e il tovagliolo. Tra l'altro questo bicchiere in cristallo è stupendo. Eccolo ragazzi, è appena arrivato il mio Virgin Mojito, ma che meraviglia! Con le more e la menta e lo zucchero, vero? Super rinfrescante ragazzi, che oggi a Milano ci sono 17 gradi e sembra primavera e io sto chiedendo a tutti bibite rinfrescanti con ghiaccio. Cin! Anzi, facciamo assolutamente l'assaggio in diretta. Adoro ragazzi, strabuono, vabbè, io ho un debole per il mojito, quindi adesso aspettiamo gli spaghetti, che ho una fame che non vi dico. Sto cercando di connettermi al wifi, che è gratuito, però purtroppo il segnale non è buono dove sono seduta io, perché non riesco a connettermi, cioè si connette, però appunto il segnale non mi compare e ho difficoltà ad usare il cellulare perché non so perché, ma neanche la linea proprio telefonica non mi funziona. Ho chiesto e mi hanno spiegato che è a causa dei muri molto, perché è uno stabile molto molto antico e quindi è a causa dei muri molto molto spessi. Devo dire che hanno ragione, perché io a Trieste, casa mia è anche in uno stabile antico, ed è vero che il segnale internet e il segnale telefonico non riesce a passare attraverso i muri. Anch'io a casa ho sempre avuto problemi con internet, ho dovuto comprare tutti i, come si chiamano, gli hotspot, no, i wifi extender, perché appunto ho lo stesso identico problema. Questo è un po' una pecca purtroppo. No, adesso si è connesso proprio una tacca, però faccio difficoltà perché volevo postare che è andato online il nuovo video e, ma non riesce a caricare, o comunque se carica è parecchio lento. Mi hanno portato il pane che fanno loro in casa, mi hanno spiegato, e vicino un po' di olio d'oliva siciliano, quindi adesso inzupperemo e assaggeremo. E in realtà sono stati velocissimi ragazzi, perché 2 secondi dopo mi è già arrivato il primo, che si chiama appunto La Devozione. Non so se l'ho detto, l'avrete letto, La Devozione, ma sono appunto gli spaghetti semplici, però appunto come mi hanno spiegato fatti in casa e con ingredienti di prima qualità. Adesso assaggeremo assieme, ma prima vorrei assaggiare il pane con l'olio d'oliva siciliano. Assaggiamo. Vi ho posizionati come al solito mio su un treppiedi che in realtà sarebbe la mia busta. Wow, ragazzi, è caldo, assolutamente. Pucciavo scarpetta senza vergogna. Tarà! Wow, ragazzi. E a me, non so, forse sono strana io, forse è giusto, però ho sempre pensato che l'olio che pizzica è buono. Io che mi ingozzo senza vergogna, però ragazzi, non avete idea, ho viaggiato tutto il giorno, adesso mi sto veramente godendo. È molto buono, devo dire, pane caldo, olio di oliva molto saporito, non mi ricordo il nome, ma mi ha detto che è un olio siciliano, devo dire che è veramente buono. Cioè, io adoro i carboidrati, infatti potrei mangiarmi tutto il pane e poi pure il piatto di spaghetti, non sto scherzando. È delicato quest'olio, però un pochino pizzica, ha proprio un sapore forte e... Gnam. Adesso, visto che è già arrivato il mio primo, assaggiamolo. Mi hanno spiegato che loro di solito
non servono gli spaghetti appunto con il parmigiano, però ce l'hanno se appunto gli ospiti lo vogliono, e io ovviamente, cioè, sì, me l'hanno lasciato se ne voglio aggiungere altro, ma direi che basta. E questo è il nostro primo, ragazzi, impiattamento, vi ho fatto vedere bene, buon appetito. Ok, assaggio, ragazzi, in diretta, sono così affamata, ragazzi, che voi non potete immaginare. Hanno un profumino veramente niente male. Io cerco di mangiare in modo elegante, ragazzi, non so se mi riesce, ma io cerco. Io ci provo. Allora, si sente molto il fatto che la pasta è fatta in casa, è una, ha un buon sapore, ma quello che mi colpisce di più, e adesso facciamo un altro morso e vi confermo, devo dire che si sente proprio appunto che il sugo di pomodoro, spero di non essere sporca, che vergogna, si sente però che il sugo di pomodoro è fresco, si sente anche il basilico perché ci sono anche dei pezzettini di basilico, e devo dire che la porzione non è per niente male, perché c'è appunto, è un bel piatto di spaghetti. Aggiungiamo un altro po' di parmigiano, ragazzi, perché no? Io adoro il parmigiano, scusatemi, ma io adoro. Io ho detto buon appetito, scusate, buon appetito. Sapete quando avete così tanta fame e non ce la fate più? Solo dopo qualche morso riuscite a connettere. Ok, sto iniziando a connettere adesso. Avevo troppa fame. Però, ragazzi, devo dire che questo è innegabile, al di là di tutto, è molto molto buona. E nonostante io non sia un amante degli spaghetti al pomodoro, però questi sono molto buoni, devo essere onesta. Penso che possiate vedere che io ho apprezzato molto questo piatto di pasta, perché me lo sono slurpato in 2 nanosecondi, ragazzi, e quello che rimane è niente. Sto guardando i dessert e naturalmente ci sono un sacco di dolci siciliani, cannoli, la cassata, gnam, ragazzi, però c'è il D&G tiramisù o il tortino al cioccolato, mi ispirano non poco, ragazzi. Forse opterò per il tiramisù, che come sapete io adoro. Ok, hanno portato via i piatti, tutto quanto, e mi sono fatta consigliare sul dessert, perché in realtà volevo prendere appunto il tiramisù, ma visto che mi hanno detto che qui fanno il gelato della casa, ce lo fanno loro, il gelato al pistacchio, che mi hanno detto tipico siciliano, assolutamente ho ordinato il gelato al pistacchio. Mi hanno detto che solitamente portano 3 palline e io ne ho chieste 2, perché è un pochino troppo che mi mangio da solo 3 palline, che tra l'altro non sono un amante del gelato al pistacchio, non mi piace proprio come gusto, però visto che è appunto fatto, ce lo fanno loro, eccetera, devo assaggiarlo. Nel frattempo finisco di sorseggiare, ragazzi, il mio mojito, che ormai appunto è quasi finito. Eccolo arrivato il mio gelato in questa coppa, e appunto calcolate che di solito la porzione è 3 palline, ma appunto io ne mangio 2 perché sennò non ce la farò, e questa è la presentazione. E mi sa che questo sì, un pezzo di cioccolato che mangeremo subito. Gnam. È arrivato il momento di assaggiare, ragazzi, per la prima... No, vabbè, l'avevo già assaggiato il gelato al pistacchio, ma un sacco di, veramente secoli fa, e quindi non so che cosa aspettarmi. Ci sono anche... Non so se ve l'ho fatto vedere bene, ma penso di sì, ci sono anche un sacco di pezzettini di pistacchio. Assaggiamo, vediamo com'è. Oddio. Non può iniziarmi a piacere il gelato al pistacchio. Cioè, allora, ragazzi, si sente, cioè,
non sono un'esperta del gelato al pistacchio, però si sente che è un gelato fatto, cioè artigianale. E non mi dispiacciono, devo dire, tutti questi pezzettini di pistacchio, anche se per me l'abbinamento pistacchio e dolce è un abbinamento azzardato e strano, ma mi rendo conto che sono tipo l'unica al mondo, quindi lo so. È buono, molto buono, non sarei riuscita assolutamente a mangiare tre palline. Le porzioni, tutto sommato, vi devo dire, non mi sono sembrate affatto male. È buono, non è sicuramente il mio gelato preferito, ma si sente che appunto è stato già un gelato fatto in casa. Ed è delicato, ha un sapore dolce, ma delicato, non è troppo forte. E quindi sì, sicuramente avrei preferito il tiramisù, però dovevo, ragazzi, dovevo assaggiare questo gelato tipico. Spazzolato tutto, anche il gelato, ragazzi, notare. Se devo essere onesta, mangerei anche una terza pallina, perché ho visto che mi è piaciuto molto, però eviteremo, ragazzi, eviteremo. Quindi questo è quanto, basta cibo, basta, veramente finisco l'acqua e basta cibo, e poi vi faccio vedere naturalmente lo scontrino e vediamo il prezzo, il conto e tutto. Ho chiesto il conto, ragazzi, e questo è lo scontrino, vi faccio vedere quanto ho pagato. Queste sono tutte le cosine che ho preso e il totale, potete vedere, è 49 euro, che è sempre utile naturalmente vedere il prezzo. Sto nascondendo soltanto appunto ovviamente i dati della mia azienda, però appunto questo è il nostro scontrino. Mi sono alzata dal tavolo, sto per uscire, ragazzi, ma naturalmente prima vi faccio vedere il bagno. Scusate la mascherina, ma come sapete, quando ci si alza dal tavolo bisogna indossarla. E vi voglio far vedere il bagno, perché anche questo è molto molto carino e molto particolare, e lo stile è molto simile appunto alla sala dove abbiamo cenato. È anche parecchio grande, ci sono questi due quadri, questa è la porta, tutta con questa carta da parati, appunto molto effetto Belle Époque. Eccoci, questa è l'entrata del bagno, qui c'è questa pianta decorativa, un cactus, e poi qui ci sono degli appendini, e qui davanti ci sono appunto i bagni, molto molto belli, devo dire. Entriamo, la porta è a specchio, il bagno è piccolino e stretto, parecchio piccolino, però devo dire tutto in marmo, molto molto bello. Qui c'è lo specchio, adoro che ci siano i tovagliolini di carta per asciugarsi le mani e non quei cosi che spruzzano aria, che in realtà sono completamente anti-igienici. E questo è appunto il bagno, ragazzi. Quindi mia family, io vi saluto direttamente adesso, perché la mia esperienza qui è finita, sto per uscire, quindi sono curiosa di sapere se vi è piaciuto questo video. Naturalmente io vi ho detto la mia esperienza, però sono curiosa di sapere che cosa ne pensate voi riguardo ovviamente a tutto quello che avete visto, quindi scrivetemelo nei commenti. Io vi mando un bacio enorme, mia family, e noi ci vediamo domani sempre puntualissimi 17:30. Ciao!